Buonasera signore e signori, dallo studio 26 di Radio Icaro Rubicone a Savignano andrà ora in onda la quinta edizione di Romagna's Got Talent. Presentano Daniele Di Blasio e Giorgia Migani. Buon divertimento! Sopra e sopra di insonnia, è la città che prima o poi vi si scoppia. È la città che sopra e sopra di insonnia, è la città che prima o poi vi si scoppia. Tutti i morri delle strade fragoriando, li a fanfare proprio stanno arrivando. E buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Romagna's Got Talent, il programma più amato, più seguito, più sussurrato tra amici, parenti, conoscenti, tra chi ancora non si è ripreso dopo aver ascoltato l'ultimo disco di Adele, di Radio Icaro Rubicone. Applauso! Ok, giusto farlo. Buonasera da me che sono Diva, e buonasera da questa splendida ragazza che è qui al mio fianco. Buonasera, okay? Da Giorgia! Ciao! Ciao a tutti! Un saluto calorosissimo, un ringraziamento va subito fatto a quei due ragazzi che sono di là dal vetro, coloro grazie ai quali questo programma va avanti. Perché se fosse per me, per lo so, noi mixer non sappiamo neanche che cosa anche sia. No. Un saluto e un applauso a Samuele Mussoni e Marco Iepo. La facciamo, è giusto, un saluto che è dovuto. Siamo sempre quelli di Romagna's Got Talent, siamo qua a Radio Icaro Rubicone. Anche l'applauso si fanno questi ragazzi, addirittura proprio esosi. Siamo sempre qua dallo studio 1, 26 o 34 o 50.000 di si voglia Radio Icaro Rubicone, qua a Savignano, appunto su Rubicone. Siamo in diretta come tutti i lunedì, da 4 lunedì a questa parte, vi ricordiamo che potete contattarci, potete interagire con noi durante tutta questa puntata. Come, in che modo? Basta chiamarci allo 0541 94 31 84, pure so? Oppure mandandoci un sms, no, l'sms no, mi scordo sempre. Ma sì, no, meglio non dirlo, perché no, mandateci un'email, sì, esatto, a diretta@radioicarorubicone.it, oppure semplicemente scriveteci sulla pagina Facebook Romagna's Got Talent. Mettete un bel mi piace, ci scrivete in bacheca, ci scrivete un messaggio, ci scrivete quello che volete, saluti, commenti, domande, anche insulti, e quelli non li leseremo in caso. Ma soprattutto chiamateci. Esatto, se ci scrivete insulti io so già dove abitate. Che cos'è Romagna's Got Talent? Perché magari c'è qualcuno che si guarda per la prima volta, si ascolta per la prima volta e non sa dire che cos'è Romagna's Got Talent. Ma in realtà noi è la quinta stagione, ma ancora non sappiamo bene che cosa sia. Benissimo, è un bel programma, è fatto apposta per la musica, soprattutto quella nostrana. È un programma fatto apposta per tu, che sei a casa, che ci stai guardando, che hai un gruppo, hai un duo, un trio, un quartetto, un 7 in 15, ciao, ciao, 7 in 250, 250 magari è un po' fatica, magari venite in 10, no, che dici, 10 fatica, magari venite in 5, 6, dai. Però comunque sia, se fate della musica la vostra migliore espressione d'arte, venite qui da noi a Romagna's Got Talent, perché i nostri microfoni sono aperti apposta per voi. Che spottone, bello, mi piace. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Alle prime 10 chiamate vendiamo anche un set di pentole sporche. E ce l'ho a caso, non la lavabitate stasera. Con la spugna. Sì, esatto, se mi date una mano a pulire tutto quanto. Detto questo, noi ringraziamo anche tantissimo i Memphis Beat che sono venuti a trovarci lunedì scorso. E salutiamo, esatto, salutiamo anche Luca Zardullo. Mi ha detto che lo spettacolo è stato molto bello. Bene, mi fa molto piacere. E anche molto osè. Mannaggia voi ragazzi, peccato che ce lo siamo persi. Vi ricordo anche un altro appuntamento fondamentale per noi di Radio Icaro Rubicone, che è domani sera il secondo appuntamento con Star Factor. Seguiteci in diretta dalle 21.15 su Icaro TV, canale 91 del digitale terrestre. Puntata ricca, bellissima, e si diventa proprio nel vivo della gara. Mi raccomando, seguiteci. Ma detto questo, intanto prima facciamo ascoltare una clip musicale, facciamo ascoltare una bella canzone e poi vado a presentare i ragazzi che sono qui in studio con noi, perché c'è un gradito ritorno, più facce nuove, più cose strane, che comunque si balla. Sorpresa. Stasera si balla, giusto? Bene, con quell'entusiasmo tipico che si incontra il single, buona musica! Musica! E rieccoci qua di nuovo in onda, sui 90FM, su soprattutto www.rubicone.tv, lo streaming che vi terrà compagnia per tutta la serata. Io vado di spottone. Oh yeah. Ho deciso questo. Salutiamo già gli amici che si stanno scrivendo in tantissimi sulla nostra pagina Facebook. Uno che conoscete, si chiama Christian,
e un certo che è un certo amico di, dei ragazzi qui in studio, e se vi guardo siete nel mio soffitto, okay. E ha mandato anche la foto, e proprio veramente lui ha il televisore sopra il letto. Io non so bello. Cosa si guardi dopo te altre volte, spero che comunque non ti concili troppo il sonno questa nostra visione, ma anche balli nel letto assieme a noi. Salutiamo anche Davide dei Memphis Beat che ci ha scritto che si è ringraziato. Ciao, vi saluta anche tantissimo a voi. Saluta chi? Andiamo a presentare i ragazzi che sono qui in studio, per cui Samu, ti chiedo un rullo di tamburi perché sono qui con noi i JB. Partiamo come giusto che sia dalle signore Sara e Alberta. Buonasera. E poi abbiamo quel bell'uomo di Alessandro. Buonasera. Un altro bell'uomo che è Andrea e Bianchi, e l'altro buonasera. L'altro è che è Andrea Rocchi, l'altro bellissimo ragazzo che è Andrea Asili. Che è qui sulla porta, praticamente abbiamo posizionato perché ha una certa fretta. Perché a momenti sta per diventare proprio una questione di minuti, veramente. Per cui è lì, potremmo diventare all'improvviso da Romania's Got Talent a una sera a pronto soccorso. È un attimo. Allora. Voi siete nuovi di Romania's Got Talent, i ragazzi sono già venuti altre 3000 volte, abbiamo anche cercato di ucciderli un'altra volta, ma questi sono altri discorsi. Cambiamo appunto gruppi perché così. Esatto. Si vi intrufolate lo stesso. Esatto. Perché no, piccolo aneddoto, i ragazzi erano venuti gentilmente l'anno scorso a fare una puntata prova, noi gli abbiamo fatto un attentato più o meno, senza volerlo, il nostro studio ha cercato di autodistruggersi. E abbiamo rischiato di far fuori la Chiara, però è lì, tutto a posto, non c'è, sì. C'è tutto, è che è cascato, ti ricordi? Adesso è venuto il mese. Adesso è cambiato più bello. Sì, è veramente cambiato. È venuto tutto, per forza. No, detto questo, partiamo appunto dall'inizio, degli albori. Quando nascono i JBs? Chi parla? Possiamo parlare voi. Quando nascono i JBs, forse Alessandro è quello che dovrebbe parlare, no? Sono io che procreo. È lui che li ha fatti nascere. I JBs sono un po' una costola del progetto iFunk. Finito il progetto iFunk, mi sento con il mitico Pachi Panunzio che ci sta ascoltando. Un grande saluto. Ciao Pachi. Ciao Pachi. Mi sento con lui, ci sentivamo da tempo, volevamo suonare insieme. E mi dice dai, facciamo questo gruppo. E quindi niente, prendendo un po' gli elementi chiave del progetto iFunk, per i quali si andava un pochino più d'accordo, abbiamo deciso di partire. Diciamo che sono loro due elementi geniali e malefiche del tutto. Geniali e malefiche. Geniali e malefiche soprattutto. Tra l'altro ricordiamo che l'iFunk è l'unico gruppo che è riuscito a suonare qua dentro in nove. Qua dentro, in questo studio. Vista qua. L'esperienza stavolta, abbiamo tagliato un po'. Dimezziamo, anche perché faceva già caldo, allora è rimasto il caldo da quella volta anche qua dentro. Perché ricordiamo, come tutte le puntate, qua lo studio 1 di Radio Igor Rubicone produce calore proprio. Sì, come se fossimo tipo in Giamaica. Caraibi totalmente, quindi vi aspettiamo con del mojito per noi. Parte dalle ceneri del progetto iFunk, ma nasce anche come succursale dei Wandersol inizialmente, perché eravamo tutti Wandersol tranne le cantanti, con l'aggiunta dei fiati. Quindi c'era Andrea Bartolini al basso, poi dopo una fase iniziale c'era l'Elisa Semprini, ma poi sapendo che sarebbe dovuto venire qui andavamo in pareggio, l'ho fatta fuori. Esatto. Scherzo, ciao Elisa. Detentore di presenza in assoluto. Esatto. Stavo per fare una gaffa, no, non va bene. No, per vari problemi di impegni cambiamo ben presto la formazione, prima con Sara e Sheamus. Che salutiamo anche Shay. Ciao Shay. Quindi in totale quanti siete in questo momento? Noi siamo in 9. Siamo sempre stati 9. Però diciamo che il numero abbiamo è quello. Avuto qualche assestamento, adesso speriamo di essere stabili. Il conto di tutti quelli che sono passati sotto le nostre grinfie non ce l'abbiamo. Ma troppo, una ventina, super giù. Ma anche qualcosa di più. No, perché abbiamo una linea di fiati titolare, quella sostituti, quindi... Perché come sempre, come capita spesso con altre band, ogni componente della band ha altre 6 o 7 band a cui fare riferimento. Per cui
è tutto un giro e io non so come fate, anche perché non a suonare le cose diverse nel gruppo. È dura. Bisogna gestire nove persone, nove chat WhatsApp. Soprattutto. Sì, perché abbiamo vari gruppi e dai quali nascono litigi tutte vari. Tutte le chat dei gruppi. Sì, molto divertente. Quindi. Perché te non mi hai messo in quello, però dovevi entrare in quell'altro. No, perché mi hai messo in quello? Si paga chi esce per primo. Esatto. Tutti silenziosi, assolutamente. Ma non per una settimana, per un anno proprio. Esatto. Le meraviglie della tecnologia moderna. Guarda, io senza induci vorrei sentire subito live, perché comunque parliamo, voi fate prettamente disco music. Noi facciamo disco music, parte dagli anni 70 con i classici, poi ci avviciniamo agli 80 e nel periodo 90-2000 c'è un po' di buio, diciamo, della funk music ballabile, diciamo, prende sopravvento l'elettronica. Abbiamo trovato qualche pezzo, lo stiamo inserendo e poi andiamo anche ai giorni nostri, dove c'è stato un po' il ritorno con Bruno Mars ed altri artisti. Questa sera vi faremo sentire qualcosina anche di moderno. Perfetto, quindi però adesso partiamo, visto che siete dalla regina. Esatto, questa è inedita formazione acustica, siamo curiosi di sentirvi. Cosa ci suonate? Ma iniziamo con uno che è quello, il pezzo re, no, della dance, I Will Survive di Gloria Gaynor. Vai. Must. 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 Quindi prego, maestro, musica. At your bruise, I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, but I was wrong. And I don't know how to get along. I saw you back from outer space. I just won't get you find out here with that sad look on your face. I should have changed the similar look. I should have made you leave the key. If I had known for just 1 second, you'd be about to bother me. Survive, I will smile. I will smile. I will della dance, Gloria Gaynor. Bravi, bravi. Dai, dai, bravi. Grazie. No, tra l'altro, non so se lo sentite, ma in sottofondo potrebbe esserci anche il grandissimo ritorno del pubblico rubato come ogni lunedì. Eccolo. Da pomeriggio 5, questa è la clac che rubiamo a Barbara D'Urso tutte le volte, perché loro dai studi Mediaset alle 6 staccano, vengono qua da noi, sì. Della folla di fuori che vi accoglie numerosa, e tra l'altro un saluto al Barbarona nazionale. Ciao, che ci sta guardando, vai nel casino, come siete? Ciao. Ti vogliamo bene. Sì, sì, come se fosse normale. Le battute simpaticissime di Daniele di IBLA. Partito un po' di tutto, insomma. C'è la base altissima, sento. Grazie Samu. Si vede essere in disco. Sì, esatto, vedi, torniamo a prima, perché abbiamo qualche problema di gestione audio, sì. Samu, se ti chiedo se ci abbassi un po' la base, perché sotto veramente alta, perfetto, grazie, scusate. Bello della bello diretta. Della diretta. Ma il bello della diretta è anche avere una telefonata, giusto Samu? Attenzione! Chi sarà? Chi sarà? Chi è? Pronto? Chi sei? Pronto? Sì? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Pronto? Ciao? Sì? Ciao, ci senti? Pronto, mi sentite? Pronto? Sì. Noi ti sentiamo, tu ci senti? Assolutamente. Sì, adesso vi sento. Ah, ok, si sente. Ciao, chi sei? Da dove si chiami? Perché soprattutto? Io sono Pacchi. Oh. Ah. Ciao, Pacchi! Sono Pacchi, vi chiamo da Pavia.
Da Pavia addirittura. Pachi in studio. Io abito a Pavia. Standing ovation. Sono un po' lontano, eh? Quindi tu fai il pendolare per i Zeybees, diciamo. Faccio il pendolare per questi ragazzi che in realtà sono i miei badanti. Ah, ok. Sono i miei badanti. Che fortuna, sinceramente te lo dico, anch'io vorrei avere dei badanti così, un gruppo così. Perché sono in realtà sono il più anziano. Si dice diversamente giovane, Pachi. Sì, ma diciamolo, Pachi è la classe fatta in persona, no? Quindi come lui non c'è nessuno, dobbiamo dirlo. Giusto, diciamolo. Pachi? Ci senti? Vabbè, Sara, dai. Siamo un po' di parte. Mi fate emozionare dopo. Grazie. Ma, una cosa. Sono arrossito. Sì. Oddio. Grazie. Vuoi che muora? No, che muora. No, perché tra l'altro il mio telefono non si vede che sei arrossito, quindi vai tranquillo, puoi emozionarti quanto vuoi. Ma la domanda che mi sorge spontanea è, visto che tu sei di Pavia, quando provate? E come? Come? Più che altro. Proviamo al telefono, ovviamente. Ah. Con ritardo. Su Skype. Proviamo al telefono e chiaramente col tempo che si riesce, tra una fumata e l'altra, una mangiata e l'altra, vediamo di inserire anche qualche pezzo nuovo. Ma soprattutto io devo dare il trifore, ragazzi. Ecco, e approfitterei per divulgare. Vai, Pachi. Cosa sarebbe? Allora, io solitamente i pezzi li faccio iniziare così, con 3-4! in una delle mie pessime imitazioni di Demo Morselli, che è stato mio maestro e con il quale ho collaborato qualche anno, e allora ogni tanto ai ragazzi racconto degli aneddoti passati. Grande. Ecco, li allieto con i miei racconti di quando ero giovane. Va bene, ragazzi, niente, in bocca al lupo e buon divertimento. Grazie c'è della linea. Ha avuto un'impennata? No, sai cos'è? È che vi sento e non vi sento, ribattuti nel. Non capisco niente. Grazie per averci chiamato. Va bene, grazie a voi. Ciao, io vi bacio tutti, soprattutto le ragazze, ovviamente. Mi sembra più che giusto. Contraccambiamo. No, però vorrei sapere, Gigli, cosa sta suonando? Lavora! Ma Gigli, cosa suoni? Cos'hai in mano? Mi hanno relegato, Pachi. Dai, ragazzi, vi saluto. Un bacione. Continuate, vai che vi guardo. Bravo, seguici. Ciao. Tra l'altro, Pavia non è il posto più lontano dove si stanno seguendo in questo momento, perché ci seguono anche dalla Svezia. Quindi, hey Elena, happy birthday. Ciao Elena, ah, è il suo compleanno. Esatto. Happy birthday. Ho scoperto che ciao in svedese si dice hey, quindi perfetto, hey, posto. Invece è una figlia di Pachi, perché Pachi è originario di Rimini. Ma mi sa che l'età è quella, perché è sempre stata a Pavia. Si è fatto l'estate lui. Ecco, quello famoso dal nord che viene qua. No, bello tutto questo. E se anche voi volete chiamarsi, fare come Pachi, potete farlo chiamandoci allo 0541 943184. Oh yes, oppure semplicemente scriveteci sulla nostra pagina Facebook Romania's Got Talent, cliccate un bel mi piace, siamo 914, dobbiamo arrivare a 1000 entro stasera, così, subito! Avanti! Parlavamo appunto con voi, che ben detto, il vostro repertorio è praticamente disco music dagli anni 70 ad oggi. Esatto. E quanti... allora io... vi ho visto live quest'estate, tra l'altro mi sono messo anche la sacca elegante apposta di nastro. Stai benissimo. Lascia fare. I ragazzi durante il loro concerto sono tiratissimi proprio. Certo. E li ho visti quest'estate, che era in agosto, quando eravate di San Marino più o meno. Sì. E ha avuto l'idea migliore di mettersi proprio in camicia, sacca, cravatta, legata fino a qua. C'erano 8614 gradi. E non vi dico come erano a fine concerto. Colpa della stylist. L'eleganza, prima di tutto. Prima.
smette le gambe. Quando suoni gli chic, puoi vestirti male, no? No, assolutamente. E poi pensa che è stata la mia prima data con i JB's. Quindi ho subito pensato, mamma mia, ma questi vogliono far crepare la prima sera. Sono io, gli ho detto, ci mettiamo il giubbottino di pelle, mi raccomando. Io sai, vabbè, io sai, nuova, dico, vabbè, sì, metto anche il piumino se volete, no? A fine serata mi voleva ammazzare. Sì. A fine serata ho visto quel che rimaneva di Zini, di Bianchi. Avete rischiato la vita, praticamente. Poi tra l'altro c'era anche la macchina del fumo, che ringraziamo Cristian, che l'aveva volata esatto, nell'orecchio se l'aveva praticamente, esatto. Poi ogni tanto spariva, nel nulla. Vedevi delle bacchette e basta, è stato veramente... No, il live... Quando è che suonate live prossimamente? Ma diciamolo, noi i nostri prossimi appuntamenti poi lo ripetiamo durante la serata. Assolutamente. Certo. Uno è proprio adesso, fresco, il 12 dicembre siamo al Pepper di Forlì in Popoli, l'Escobà. Esatto. Il 12 dicembre, mi raccomando, segnate. Dovete esserci tutti, vi vogliamo vedere tutti. Poi siamo il 9 gennaio al Top Club di Miramare. Sì. E il 21 gennaio a Nona di Riccione. Willa. Giochiamo in casa, dai. Mi sono ricordato tutto, hai visto? Bravissima. Ah, perfetto. No, veramente vi consiglio di andare a vedere questi ragazzi del vivo, perché sono una macchina da guerra, veramente. Tutto è un concerto tiratissimo, e avevo il fiatone io, per dire. Veramente. Sono rimasto... Come fanno andare avanti? Ci piace ballare e far ballare soprattutto. Quindi se vi volete divertire dovete serata assolutamente da non perdere. E tra l'altro più o meno con i funk era il repertorio era simile a quello che proponete con i JB's, o c'è stato... Diciamo che gli iFunky erano un repertorio più funky, più funky. Poi alla fine ci siamo accorti che il funky non lo cagava nessuno. Facciamo della funk dance, quindi... ci siamo un pochino evoluti, siamo cresciuti, anche il progetto è diventato molto più ambizioso, c'è molto più lavoro, perché facciamo 2 ore di concerto, ci sono 50-60 pezzi, adesso ancora non li ho contati perché sono tutti tagliati 2 minuti l'uno, questo viene dall'esperienza delle prime date, che i gestori ti dicono, no, però lì la gente parla di meno, allora studia come compattare, non lasciare un minuto di respiro. Adesso stiamo lavorando molto anche grazie ai nostri coreografi fiati, che inventano balli. E anche loro chiaramente ci sono messi. Diciamo, noi siamo 9 pazzi, ma qui la sessione fiati sono 3 che, ragazzi, sul palco, quasi ballerini, no? Sì. Il difficile è suonare un pezzo attaccato all'altro e ricordarsi anche che balli devi fare e soprattutto farlo dal vivo, perché piccolo particolare, noi non abbiamo una minima base, una scelta, ecco, che va un pochino controcorrente, però insomma, cerchiamo di metterci tutti noi stessi, ecco. Bravissimi. Assolutamente. Tra l'altro, come chiedevo a Paki, quante volte vi vedete per provare, in che occasione, dove soprattutto, perché rinchiudervi in 9 un garage è un po' fatica. Diciamo che ho una tavernetta in casa, che è stata adibita, una volta si mangiava, adesso si prova e ci vediamo. È buttato giù dei muri, cosa hai fatto? Era già open space, abbiamo tirato via tavoli e tutto quanto, abbiamo messo aste di microfoni, strumenti, tappeti per i fiati che devono sputare come dannati. Beh, questo dettaglio lo potevi omettere. No, ma la gente deve sapere, cosa no, perché non c'è solo il sudore, cioè, che i fiati sputano. Ci vogliono anche i tappeti per i fiati, molti non lo sanno. Quindi se volete fare un gruppo con i fiati, insomma, sappiate, comprate dei tappeti, esatto, su tappeti dal collo per solo per chi suona i fiati e basta, solamente per quello, giusto così, una volta era per la batteria, adesso anche non per me la segni proprio, bravo, bravissimo. Io vi farei suonare ancora un'altra volta live. Bene. Cosa ci fate? Un altro grandissimo successo che non credo dobbiamo presentare, no? Perché non lo presentiamo. Ma perché? Va bene. Ma sarete sicurissima. Va bene, vai. Attivate Shazam. Let me love.
You're just too good to be true. I can take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. And long legs, long as a ride. And I thank God on my life. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Baiale! Fermi con questo sound bellissimo. E siamo poi, in acustico. Questa versione esatto, mi piace. Sono in acustico. Mi piace questa versione. Tra l'altro, se vediamo Christian che ci ha mandato una foto, se Samu può ricordare. Bellissima. Da, il mio PC è una foto così, di... Così, giusto per farvi capire. Degli Andrea. È il sostituto del tastierista. Esatto, sostituto del... Eccola. Beh, bello, fotogenico e proprio si vede, pacato, pacato molto nel... Tranquillo, è posseduto. Abbiamo visto di pezzo. Per dire, capito, mi hai visto di peso. Tu Alberta sei l'ultima entrata, la new entry. Esatto. Ti hanno reclutato loro sequestrandoti dei parenti? Come è successo? Ho reclutato io loro, sì. No, pensate che li ho contattati appunto in occasione di un evento che avevo organizzato per l'azienda per la quale lavoro. E subito ho detto wow, bravi. E poi siccome che sono una che sta poco zitta, ho detto ragazzi voglio venire a cantare con voi, perché io comunque già cantavo. E Ale mi ha detto guarda che probabilmente ci potrebbe essere l'occasione. Allora la verità ve la dico io. Ah ok, vai. Perché io non la so ovviamente. Dato che sono quasi tutti maschi nella band, l'hanno vista una bella ragazza. Ah. Ma sai cantare? Loro vedono una bella ragazza e gli chiedono se sa cantare. Diciamo la verità. Ma vi conoscevate voi due ragazze? No. No. Però dai, fin da subito c'è stato feeling, sì, quindi sì, questo sì, è importante. Certo. È nata una bella amicizia, questo però, poco ma sicuro. Minimi. Ma fate a botte per le canzoni da fare oppure decidete? Ma decidiamo noi. Dividiamo in pari strutturato a monte prima che dividiamo in parti uguali, assolutamente. Anzi, se lei ne dovesse fare una in più, tanto meglio per me, così respiro un pochino di più. Posso dirla mia? Sto usando le ultime possibilità per mandare su una donna a breve. Ne avrà due, tra l'altro. E poi non deciderai più te, sappilo. Ma già adesso... Sono sempre qui. Tanto salutiamo che sono qua, è qua vicino. Lo vediamo. Ciao, sono là. Tutto bene. Tu comunque sei sempre cantato questo genere? Sei sempre stata come cantante disco music oppure... Sì. Pop, rock leggero, disco music, sì, ho fatto un po' di tutto. Ho sempre studiato canto, ho collaborato anche con altri gruppi, ho fatto i miei classici provini, talent, queste cose qua. C'è sempre poi classica. Ho mollato causa impegni lavorativi e poi dopo l'amore per il canto e per la musica sono venuti fuori. E l'incontro con loro sì, ti hanno è stato aperto. primo amore, colpo di fulmine. Invece tu Sara vieni anche tu da sempre lo stesso genere o...? Io non proprio, quasi diciamo. Io all'età di 17 anni ho collaborato con la Mirko Casadei Beach Band e quindi sono stata per 3 anni in questo mondo che era un mix di liscio, latin, dance. Ho fatto una bella esperienza, bella, diciamo che sono cresciuta molto, ho fatto tante cose
molto particolari e quindi sono veramente contenta di questa esperienza. Ho un po' fatto tutto a 360 gradi, non mi sono soffermata su un genere. Adesso la mia passione però è quella di saltare come una matta sul palco e ci siamo dati alla dance. Ci sta. Poi vi posso assicurare che queste due ragazze sul palco proprio lo sanno tenere benissimo, sono animali da palco. Sono due belle, nel senso buono, veramente. Io, cioè, sembra che ho fatto apposta che sono qua loro, però sono rimasto estasiato da quando li ho visti quest'estate, perché è veramente bello. Poi, come diceva appunto Alessandro, tutto senza base, tutto live, è tirato così con un mashup, diciamo, fra le varie canzoni. Ve lo consiglio assolutamente, andate a vedere questi ragazzi perché meritano veramente tanto. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, facciamo vedere un video di un nostro carissimo amico che è Andrea Amati. Ci vediamo tra pochissimo, sempre qua su Inata FM, ma soprattutto su www.rubiconi.tv. Ciao. Cara dolce vita, dove sei finita? Nascosta in qualche sotterraneo di ospedale. C'è un tempo per sognare, per non essere felici, ma se guardo la tua mano si alza il suono di un tamburo. La primavera scoppia, il sole cade rosso, i petali invadono le strade. Ogni finestra ci batterà le mani, ogni soldato ritornerà domani. Sentito nei miei passi tutti i dubbi dei miei anni, ho pianto nel ricordo del tuo volto che partiva. C'è un tempo per sognare, per non essere felici, la tua immagine è una stella che si vede ad occhio nudo. Tutta la mia gioia è nel tuo canto di sirena, ti ho ripresa quando stavi per volare via lontano. Non voglio più guardare il mondo e rimanere in attesa sulla porta di una vita da buttare. Scoppia, il sole cade rosso, i petali invadono le strade. Ogni finestra ci batterà le mani, ogni soldato ritornerà domani. Se tu cadrai ti prenderò e cammineremo. La rivoluzione è un gesto quotidiano. Noi due davanti al mare per tutta la notte, per capire quale luce vede l'occhio di chi vola. La primavera scoppia, il sole cade rosso, i petali invadono le strade. Ogni finestra ci batterà le mani, ogni soldato ritornerà domani. Scoppia, il sole cade rosso, i petali invadono le strade. Ogni finestra ci batterà le mani, ogni soldato ritornerà domani. La 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 la. Sì, 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 ci siamo, Andrea Amati con La Primavera. Ciao Andrea, un calorosissimo saluto. Questo video anche per dirvi che questa domenica alle ore 18 presso il Potere dell'Angelo a Rimini ci sarà un aperitivo di beneficenza organizzato dagli amici dell'associazione Risuona Rimini. Andate
c'è tanta musica, c'è tanto divertimento, si mangia, soprattutto tutto è ricavato, andrà a favore dell'associazione Una Goccia per il Mondo. L'evento lo trovate su Facebook, basta andare alla pagina di Suonarimini, troverete tutto quanto lì, c'è Andrea Matti, Nashville, Miami, The Groovers e tanti altri. La solita combriccola, sì, sì, sì. Si sta sempre bene. Assolutamente, quei bravi ragazzi là. Ma noi torniamo a parlare di disco music, dobbiamo parlare con i JBs che sono qua. Yes, in studio qui con noi e non abbiamo potuto ospitare i fiati perché non avevamo tappeti, abbiamo sono potuti venire solamente per quello e, abbiamo detto che provano a casa di Alessandro per la gioia dei vicini che per fortuna sono un po' distanti, per cui quindi sono tranquilli. Sì. Esatto, tutto questo. Però quello più sacrificato di tutti è il povero Andrea Bianchi, che è nell'angolo e non ha una batteria e non si può sfogare. Sto benissimo. Okay. Perché lui è lì così che ci tiene la batteria. Sì, intanto, si vede. E non ha la macchina del fumo di fianco, soprattutto, che le manca. Ne voleva comprare uno. Così, da tenerle di fianco. Chi sono gli artisti che per voi sono più importanti, quelli che vi hanno portato comunque a le vostre influenze, esatto, musicali? A me piacciono tantissimo gli Chic come genere, perché comunque si avvicinano molto al funky e hanno un gran bel tiro, secondo me. Poi Nile Rodgers è uno dei miei chitarristi funk dance preferiti. Però vabbè, gli artisti sono tantissimi: Gloria Gaynor, Donna Summer, Diana Ross. Non ne lasciamo indietro, no. Francamente abbiamo compattato tutto per farci stare dentro proprio tutti. il meglio del meglio, direi che non ne manca uno, quindi appunto veniteci a sentire e ad apprezzare questo grande lavoro che facciamo, perché c'è dietro veramente tanto lavoro. Invece gli artisti contemporanei, chi è, diciamo prima, Bruno Mars, tutti più o meno? Bruno Mars, sì. Lo conosco benissimo. Ma diciamo che abbiamo voluto un po' incorporare alla dance i giorni d'oggi, no? Che abbiamo visto che il suo pubblico ha tanta presa e poi è bello, perché sono canzoni che le ascoltiamo per radio e fanno ballare anche quelle, e quindi abbiamo detto dai, facciamolo. Quindi facciamo un viaggio tra la musica dagli anni 70, 80, fino ai giorni d'oggi. Facciamo un po' di tutto, le grandi hit che passano per radio. Poi cambiamo sempre, noi qua strumenti spartiti alla mano, no? E via che si va. In 5 secondi ne facciamo un medley nuovo. Diciamo che abbiamo due psicopatici nel gruppo, che sono uno qui presente, Andrea Gigli, e l'altro è Pacchi Panunzio. Quello della foto, sì, ricordiamo. Sono... Forbici siamo gli addetti a preparare le basi, taglio perché cucito, fino adesso abbiamo sponsorizzato il nostro gruppo che suona tutto interamente dal vivo, mentre invece noi abbiamo un'ora e mezza di basi preparate a puntino. No, sto scherzando. Un lavoro come il nostro prevede un grosso studio, più che altro un lavoro di progettazione alle spalle e ragionamenti su cosa è opportuno inserire, cosa no, e chi la canta, chi non la canta, come dicevamo prima, lasciamo sempre libera scelta ai partecipanti della nostra band, però fino a un certo punto, finale, non è che possiamo far tutto. Chiaramente. L'obiettivo finale è il palco e ovviamente il pubblico, e ci siamo detti quest'estate inseriamo qualcosa di impatto, di moderno, poi magari facciamo ruotare. Ha funzionato, fino adesso abbiamo visto che ha funzionato, e chissà poi che cosa sta bollendo in pentola, perché nessuno perché ancora bolle, lo sa bolle. E soprattutto nessuno lo deve sapere, visto che siamo stati minacciati, no, io e il caro Patti, visto che è prossimo al parto, perché è lui che partorisce. Abbiamo approfittato per fare gli ultimi due medley, perché poi ci deve lavorare lui nei tagli agli MP3, perché noi siamo... Ah no, ma nelle notti insonni, cosa, esatto, vuoi che faccia? Esatto, dovrà pur fare. Esatto. E allora abbiamo detto, intanto preparate questi due nuovi medley, poi li metteremo su. Con calma. Ma al più presto, direi. Anche perché il repertorio è bello. Perché diciamo sempre, intanto li prepariamo, poi... Ah sì, si fa. White sta guardando male. E lui è male. Sempre felice a Rosario. In fin d'ampi.
diciamo che Buffoni in confronto è un santo, esatto. Va bene, siamo capiti così, ma io vorrei sentire ancora nuovamente live, parlavamo appunto di Bruno Mars, Bruno. Sì. Per cui vi lasciamo un piccolo pezzettino, prego. Tutti quanti da casa, applausi come c'è per dire. Salutiamo tutto. Chi ce l'ha? Ah, siamo noi, sì, esatto. Vedono laggiù. Vedono qua invece. Andiamo a trovare. Se puoi inquadrare di nuovo nuovamente il mio PC, chiedo agli amici di regia, abbiamo anche la presenza dei tre fiati. Sono... Eccoli qua, quelli che sputano. Presentiamoli. Alla destra abbiamo il nostro Paki Panunzio, che lo conosciamo. Daniele Mancini al centro e Dino Gnassi, ragazzi. Risalutiamoli. Standing ovation. Risalutiamo, bravi, complimenti. Bravissimi. E salutiamo anche i nostri Andrea Brugnettini, Federico Canini e Matteo Berardi. Esatto, che sono le nostre... diciamo seconde linee, sono i sostituti, sì, ma i panchinari, sono loro dei professionisti, quindi spesso hanno anche altri impegni, quindi abbiamo una bella panchina altrettanto brava e altrettanto simpatica, perché poi il punto di forza. E manca anche il nostro bassista, scusa, esatto. Stefano, io lo conosco come Stefano. Il nostro Stefano Antonelli. Siamo una grande famiglia, sì. Come bassettino, Tino Garattoni. Abbiamo Tino Garattoni, Stefano. Che adesso è in un periodo di stand-by dovuto a tanti impegni professionali che ha. Anche lui è un altro che ha tipo 806 gruppi, ma veramente. Sì, ma davvero, auguriamo certificati. Sta cercando di sfondarlo, ma noi... la musica se lo merita, quindi se ha delle opportunità noi siamo contenti sicuramente per lui. Assolutamente. Noi siamo contenti e onorati di avere dei musicisti di altissimo livello in questa band, però purtroppo bisogna fare a capo con tutti gli impegni, no? Alessandro, certo. Lascia fare tutto merito mio, Alessandro, stai dicendo proprio... Sai, sono meno studiato, uno è un professionista. Però tanto... vogliamo sempre meglio, questo poco ma sicuro. E si vede. Si sente. Sono state dimostrando questa sera. E ci vantiamo un po' stasera. Dovete farlo, possiamo. Dovete farlo perché ve lo potete meritate. Farlo. Potete farlo, assolutamente, ne avete proprio piena facoltà. E c'è invece... qualche canzone, qualche artista che vorreste fare ma ancora non siete riusciti a inserire in scaletta o ancora non avete preparato, non vi sentite ancora di farlo? Sì, se ci viene in mente vi uccidi, innanzitutto cioè, si è messa a ridere, infatti lui già tremava perché se ci viene in mente adesso poi andremo a spaziare, perché poi lo spaziamo anche un pochino anche nel soul, perché abbiamo un medley dei Blues Brothers, mm-hmm. Cioè a volte te lo chiedono, lo vogliono, quindi ci sta sempre, abbiamo un medley italiano e adesso andremo a spaziare anche un po' sui Bee Gees, perché tutti dicono, li chiamate JB's e non fate i Bee Gees, allora facciamogli. Basta chiedere. Andremo a fare anche un medley di Grease, che è sempre bello per chi vuole ballare, quindi non so, c'è tanto altro, però le nostre scelte si basano un po' sulla nostra passione, gusti, però dobbiamo soprattutto guardare quello che il pubblico ci dice, no? Nelle nostre serate.
E ci sono state canzoni che abbiamo visto che non erano poi così tanto in sul palco, le abbiamo buttate via, forbici tagliare, e quindi dobbiamo fare di questo. Comunque noi per prima cosa dobbiamo interagire col pubblico e loro sono loro che ci fanno andare avanti. Assolutamente, assolutamente. Bello, bello questo, è proprio sì, avere... Sì. Mi piace questa cosa. Anzi, salutiamo i nostri amici, tutti i nostri fan che ci seguono. Assolutamente. Se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace sulla loro pagina Facebook, JBiz. Esatto. È scritto proprio così anche. JBiz Juventus. Io la clicco, andiamo a vedere anche se JBiz Band. Siamo già trovate. Soprattutto piacere. Se la facciamo vedere, eccola. Esatto, esatto. Ci sono anche già tutti gli eventi. Il prossimo 12 dicembre ricordiamo ancora Peppers di Forlì. Forlì in Popoli. Pardon. Ah. È un po' prima di capita, prima. Capita. Come sempre, io ho una domanda da fare ai ragazzi, intanto che loro sono, io mi rimuggio nel mio cervello, penso, adesso gli faccio quella domanda lì, poi ovviamente quando inizio a parlare la domanda me la scordo. E tutto questo è merito è mio, del mio Alzheimer precoce, del fatto che mangio poco pesce, forse mi servirebbe un po' di più. Dovresti iniziare, esatto. Mettiamo che sul mare. Infatti, esatto, o mi affogo, faccio prima. no, detto questo, io che dire, non so, io potremmo quasi fare subito la rubrica, direi. Sì, partiamo, certo, come perché, no. Perché come ogni lunedì a questa parte, questo è il quarto lunedì, è il quarto appuntamento con Romania's Got Talent, parte quest'anno la nuova rubrica, anche se lo sai, Sallo a cura, esatto, della Jo. Grazie, grazie. A prescindere, Jo, di cosa si parli oggi? Beh, questa sera non potevamo non parlare di disco music. Yes. E anche per omaggiare ovviamente il gruppo che abbiamo qui in studio. La disco è un genere musicale nata da una fusione tra funk, soul, musica latina, musica psichedelica anche se vogliamo, con elementi anche di swing e musica afroamericana. Diventa popolare negli anni 70. Il termine disco music deriva dalla parola discotheque, che non vuol dire discoteca, ma vuol dire libreria di dischi in francese in realtà. Solo poco dopo vengono chiamati nightclub con il termine discoteca. E la disco in quel periodo nacque anche come reazione alla musica rock, che era molto presente. Grazie anche alle donne che iniziarono poi ad amarla e a cantarla, nacquero tanti gruppi musicali, e i più famosi, abbiamo parlato anche prima con i ragazzi qua in studio, i famosi esponenti sono gli ABBA, Donna Summer, i Bee Gees appunto, Gloria Gaynor, i JBs anche, fino ad arrivare appunto ad oggi, dove nel 2005 c'è stato un risveglio, diciamo, della disco grazie a qualche brano di Madonna, ma per poi continuare con i Daft Punk, Justin Timberlake e appunto Bruno Mars, come abbiamo sentito già prima. Ed è proprio il suo il brano anche che vi faremo Rosso. Chi? Certo. Chi? Proprio il suo il brano che vi faremo ascoltare questa sera, che è quello, diciamo, che ha più influenze disco anni 80. Ricordiamo che comunque Bruno Mars è un cantautore hawaiano e delle Hawaii, di Honolulu. Beato lui. Versatile su tanti generi musicali come il reggae, il pop, il soul, il funk, il blues, che dir si voglia. Considerato da tanti critici l'erede di Michael Jackson, proprio perché ci assomiglia, perché è versatile appunto in tutti questi stili musicali. Che tra l'altro Michael Jackson è Honolulu, così mamma che è lì, no? È lì tra l'altro, sì. E quindi vi farei ascoltare questo brano di Bruno Mars, che è Treasure. Diciamo che il video e il genere proprio casca a pennellissimo. Sull'argomento di questa sera siamo di nuovo qua sui 90FM, siamo di nuovo qua su www.rubicone.tv, siamo quelli di Romania's Got Talent, siamo qui a Radio Rubicone, siamo qua con i JBs. Stiamo parlando tantissimo di disco music, canzoni, di quante canzoni fanno, di quante canzoni Andrea Bianchi non vuole che vengano fatte. Dico bene, giusto. Va, perfetto. Diciamo che se non volete perdervi neanche una hit di disco music, dovete ascoltare assolutamente live i ragazzi. Tra l'altro Bruno Mars ha ricevuto due o tre lettere di minacce di morte da parte di Andrea Bianchi, appunto, perché se ne fai ancora facendo troppe belle. Se continui per me è un casino, perché devo stare dietro a tutto. Tra l'altro
voglio dire, te hai anche un altro gruppo che più o meno fa cose simili, ma più in italiano, che è la Beat Generation. Sì, esatto, esatto. Ti salutiamo Dino Moroni, tutti quei pasti furiosi che sono venuti a trovarsi l'anno scorso, nell'ultima puntata della scorsa edizione, quindi sono fantastici, veramente. Sei da spattacare. Poi Dino è veramente il top, che ha fatto una canzone lui che è da proprio Vasco Rossi, sì. E lui continua a dire che non è vero, talmente proveremo a recuperarlo, non lo facciamo sentire ancora perché è veramente stupenda, che questo beat talmente, questo è Vasco Rossi, cosa solo di chitarra alla fine, ma è un grande. E no, come fate veramente a gestirvi con i vari gruppi tutti quanti? Possiamo cambiare domanda? È proprio necessario? No, va bene, cambiamo domanda. Cosa? Io fortunatamente ne ho uno, cioè diciamo i GBs, quindi... Che noi abbiamo asciugato, il progetto Crevis è andato... Si è asciugato. Con l'arca di Lucio, sai, Lucio ha una certa età, quindi non può fare altro che trasmissioni radiofoniche. No, stiamo suonando un po' di meno. Perché il Club della Pipa come va? Club della Pipa, abbiamo Pacchi Panunzi che si è inserito in questo gruppo. Esatto. Che poi Pacchi è sosia di Lucio, perché se li vedi con i Ray-Ban nella Pipa. Sì, effettivamente ha una somiglianza. È venuto a conoscere Lucio una sera al bar, cioè non mi ricordo chi suonassimo, comunque. E si sono messi vicini e sono identici. Quindi dovremmo fare una puntata con Pachi e Lucio. Sì. Solo loro due. Va. Poi li giriamo di sedia ogni tanto, così li facciamo cambiare anche i vestiti. Esatto. E poi li confondiamo. E ci giochiamo. Totalmente. Comunque in generale li scegliamo viziosi, che piace fumo, bere. Però tutti professionisti, con un sacco di vizi, ma professionisti. Beviamo professionalmente sempre. Una domanda alle ragazze, visto che dicevi che hai provato anche qualche talent, qualche festival, diciamo, cosa ne pensate dei talent show? Bella esperienza, molto, sicuramente vanno fatti perché ti aprono un mondo e ti fanno conoscere sicuramente delle realtà molto belle, anche un po' costruite a volte, però comunque veramente bisogna assolutamente farli per esperienza personale. Bello. Tu hai già provato, mai ti sei messo in gioco in questo modo? Veramente poche volte, qualcosino ho fatto, ma non ho fatto così tanto per poterne parlare, ecco. Le poche cose che ho fatto mi sono piaciute da un punto di vista interrelazionale con le altre persone, quindi vai a conoscere comunque ragazzi e ragazze che hanno la tua stessa passione. E quindi è bello per quello, resti in contatto, quindi sai com'è, è sempre bello, no? Conoscere nuove persone. Assolutamente. Ma voi comunque che fate la disco music, la vostra proprio passione principale, però vi è mai palesato di provare a fare qualcosa di vostro, di provare a improvvisare qualcosa sul momento? In che senso? Canzoni vostre? Canzoni nostre? Sì. No, francamente no. No, perché sai. Ne sentite le sezioni? giusto. Non possiamo dare la colpa a questa E quando non sai cosa rispondere, c'è bianchi. E non abbiamo abbastanza tappeti, non c'è la macchina del fumo. Esatto, c'è la macchina del fumo. No, francamente no. Secondo me personalmente scrivere musica è una cosa seria, quindi va fatta con delle capacità, con dell'estro e con del tempo da dedicarci soprattutto. Quindi e poi il pubblico quando viene a ballare vuole cose impeccabili. Giustamente. Noi cerchiamo comunque di selezionare un repertorio, diciamo, possiamo chiamarlo un pochino più raffinato di quello chiamato da baracca, ecco. Però chiaramente il pubblico vuole cose molto orecchiabili, altrimenti poi si ferma, esce dalla pista e non ti chiamano più. No, veramente un lavorone tenerli buoni. Vabbè, tenerli buoni. Solo immaginare. Tenerli buoni. È la sedia. È stata la sedia. Facevo Dio, cado. Non è stato, no, ma fa così. Sono le fantastiche attrezzature che abbiamo qua, Radio Chiaro Rubicone. Se avete dello svito da casa, se lo portate, ci fate un favore. Io vi vorrei sentire ancora live, perché abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, e vorrei sentire un'altra canzone da parte vostra. Cosa si fate? Cosa facciamo? Jason Derulo. Vai! Waking all the night, don't worry about a thing, don't worry about a thing.
know I'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. No tomorrow. Venire a fare questo stasera, avete provato o tutto il problema? Beh, è chiaro, scusa. No, mi piace, non voglio la sincerità, no, perché far vedere quanto sono bravi questi ragazzi, e così dal nulla ci fa anche in acustico, va, cioè dal nulla, nel senso, c'è tanto dietro, però voglio dire, poi fare la disco music in acustico è una cosa particolare. Non posso una volta, perché già suonare in radio è una cosa particolare, solamente noi vi diamo la possibilità di farlo, quindi scriveteci anche voi se a casa vi è piaciuta questa cosa, se anche voi a casa avete un gruppo, contattateci alla nostra pagina Facebook Romagna's Got Talent, fatelo numerosissimissimi. Dicevi, scusa? Niente, ma infatti esatto, tutto questo. Salutiamo ancora e ringraziamo Elene. Hey Elene, che ci ha risposto. Tac, happy birthday ancora. Che vi ringrazio tantissimo per la bella musica che gli avete fatto ascoltare questa sera dalla Svezia. Pensate, ragazzi, è bellissimo sta cosa. Non si cagano da bellare, si guardano. Soddisfazioni. È bello, veramente. Potremmo fare una data in Svezia. Esatto. No? Perché no? Perché no? Confrontiamola. Basta che vai un pochino fuori, anche in Svizzera, la musica live che se la mangiano. Sì, non è la prima volta che ci dicono che più si va al nord, più sono, il pubblico è caloroso, molto più sì, che qua. Sì. Andiamoci. Quindi potreste pensarci. Andiamoci. Amici del Canton Ticino, chiamate i JB's. E non ve ne pentirete assolutamente. Tanto ricordiamo ancora tutte le date? Sì. Le date, mi ricorderò ancora. Leggi il gobbo, leggi il gobbo. No, allora siamo il 12 dicembre al Pepper Excoba di Forlimpopoli. Dopodiché saremo il 9 gennaio a Top Club di Miramare. E il 21 gennaio siamo al Nona di Riccione. Perfetto, comunque se volete seguire, segnarvi tutto, andate sulla pagina Facebook JB's e anche sulla nostra. E troverete tutte le date. Poi a breve avremo una bellissima esperienza all'auditorium di San Patrignano. Dobbiamo scegliere la data, perché incastrare i loro impegni con i nostri non è facile, però ne approfittiamo, visto che da qui abito lì vicino, a fare le prove da una parte e dall'altra. No, ne approfittiamo dai, per vedere anche una realtà diversa. Certo. E fare anche un bel video, girare un bel video nuovo con le nostre nuove cantanti, coppia inedita. Vestiti, mi raccomando, elegantissimi. Sempre. Con il piumino, mi raccomando. Tenete aperte le porte, mi raccomando. C'è la sacca in bilico, proprio. In Eternit. Se non sudiamo non siamo contenti. Abbiamo già in Eternit. È stato bellissimo, veramente. Volevo andare a salutarli e abbracciarli, poi riprendere no. No. Tante care cose, ci andati la mano, ci stati la mano così. Hai ballato almeno, scusa, non te l'abbiamo chiesto. Assolutamente sì, stavo un po' di spalle perché sono timido, a parte così dietro la colonna. Esatto. Beh, poi tanto di Marina che è piena di giovani. Sì. Così. Voglio dire, c'era, però c'è gente che quella volta se l'ascoltava quando era giovane la musica, per questo non ti ricordo. Ma infatti
Erano tutti commossi, felici. E comunque tutti ballavano. Ballavano tutti, è stato veramente bello. Una piazza intera che ballava è stato. Non lo dico così per dire perché sono loro. Esperienza proprio veramente, andate a vedere che ci si diverte, si spatacca la faccia come pochi, come pochi al mondo, e soprattutto è bello vedere gli altri che soffrono. Adesso dico, vai. Grazie. Che avremo anche una divisa estiva, più leggera, ma no. Che non metteremo mai. C'è modo. Perché col vestito giacca nero stiamo bene. Perché divisa estiva fa più figo, anche sotto il sole, no, è meglio. E poi la prima data che abbiamo fatto, raccontiamo questo aneddoto. Dai, ma raccontateci un aneddoto. Dai. Era la sagra del Garagolo Santa Maria del Piano, poi di giorno, quindi vicino Pasqua, anche la camicia nera, perché di giorno c'è il sole, quindi nero proprio, sì, metterci alla prova non sono riuscito a dimagrire neanche così. Adesso passiamo alla bianca, tanto Pasqua di quest'anno, no, è stato nel 2014. 2014. Sì, sì, che era un po' più verso fine aprile, per cui era un pochino più, era ancora più sì, caldo, mi sì, sa. Sì, era sì, caldino. Diciamo che abbiamo sofferto. Io non tolgo mai la giacca per non far vedere troppo gli addominali. Quella volta ho dovuto cedere. È successo. Cioè, è seduto te o la camicia? Che non ho capito. Bene, bene, io vi chiedo di farsi l'ultima canzone, che siamo ormai in chiusura di questa puntata. Se vi va di farsi un'ultima canzone. Facciamo della dance. Facciamo della dance. No, perché no? Le chic, le freak. Ok. Le chic, le freak, le chic, le freak. Le freak, si chic. Chiudiamo in bellezza. Yes. Buon ascolto. JBs. 1, 2, 3, 4. Vado, Io ho uno strano rapporto con la sedia, scusate. 1, 2, 3, 4. Freak out. Freak, say she. Freak out. Freak out. Freak, say she. Freak out. Get you down as you hit now, spinning all around. Feel the rhythm, check the ride. Come all alone and have a real good time. After this, stepping as a boy, not a freak. Oh, what a joy! Just come on down, 354. Found a spot along the floor. Un po' di messaggi che sono arrivati alla Steel DJ Cam Italia, non la canto perché non so cantare, meglio così. E in realtà sono due. Uno è una bellissima foto che parlavamo appunto del vostro concerto di San Marino che ho visto quest'estate. È una foto che c'è la folla. Christian, amico Christian, ci ha mandato. E se il nostro Samu e Marco riescono ancora a darsi l'inquadratura sul nostro PC, la potete ammirare. La piazza piena di gente che festante, ballante, e vedete già anche un principio di schiumata verso le camicie dei e anche che qualcuno ha lasciato la divisa a casa comunque. Sì, per dire, sono piccoli dettagli, parlavamo appunto dell'eleganza, tutti tranne ma perché non sarà il tappeto, allora, quindi tappeto, ha deciso la divisa non la mettiamo. Un altro messaggio che è arrivato sempre da parte di Christian è rivolto alla Bianchi, che ha detto: oh, Andrea è tardi, tu che piace. Ha ragione, messaggi subliminali tra di loro, non vogliamo sapere bene bene cosa lui capirà, è scritto, quindi ha scritto lui capirà.
ho avuto un po' paura. È una minaccia. Esatto. Va bene, grazie Christian. Tra l'altro salutiamo tantissimo, anche lui un vostro praticamente c'è sempre esatto. Un vostro ringraziamo fan. È veramente un carissimo onnipresente. Sì. Tanto voi avete anche un po', quasi un vostro palco, vostre attrezzature, luci. Beh sì, adesso abbiamo un altro carissimo amico che è Flavio Camorani di Flavio Machine di Forlì, che ci segue a qualsiasi condizione ormai, quindi ci sta appoggiando molto, lo ringraziamo per questo, ha un'attrezzatura sicuramente di primo livello e ci aiuta a fare un bello spettacolo che senza comunque la sua collaborazione non potremmo fare con le disponibilità economiche attuali, ecco, quindi sempre fatica lì, serve sempre avanti, però quindi dal primo all'ultimo, esatto, facciamo tutti dei sacrifici, poi alla fine con grande soddisfazione. Ne vale assolutamente la pena. Quindi ricordiamo ancora lo stesso. Cascano già da sola. Ricordiamo ancora, quindi la prossima notte del 12 dicembre a Ford in Popoli. Andate a seguire questi ragazzi perché ne vale veramente la pena. L'abbiamo già detto 3000 volte durante la puntata. E lo ripetiamo ancora perché, come avete potuto vedere, questa è una piccola cosa in acustico, ma è stato veramente bello. Ringraziamo tantissimo i JBs. Grazie a voi. Un po' un posili per tutti. All'ansia. Non ha detto niente. Non parla. In bocca al lupo alle ragazze anche di là. Ciao. Noi vi ringraziamo per averci seguito qui questa sera. Vi ricordiamo che ci vediamo lunedì prossimo, ancora non si sa con chi. Vediamo. Sorpresa. Teniamo la sorpresa. Ringrazio tantissimo quei due personaggi, il duo cannabis che è di là dall'altra parte del vetro, Samuele e Marco. Che si salutano. Ciao. Bravo, un applauso. Senza di loro noi non sapremo veramente dove andare. Io ringrazio tantissimo questa bella ragazza che è qui al mio fianco. Grazie, io ringrazio tantissimo te, Dani. Ci vediamo lunedì prossimo, mi raccomando, vi ricordo che questa puntata andrà in onda su Icaro TV e su News Rimini in dei giorni, in delle date, in delle ore. Non si sa quale, sono voi state pronti lì col telecomando. Esatto. Okay. Sicuramente il giovedì sera, che si è messo, vi mettiamo in prima fascia alle 21:20 giovedì sera su News Rimini. Sicuramente andrà in onda la puntata di Romania's Got Talent. Invece va sempre il congresso, il consiglio comunale di Riccione. Sì. Però il sabato, se il venerdì sera su Icaro TV alle 23:30 circa, canale 91 del Digitale Terrestre, oppure in replica il sabato alle 16. E comunque lo scriviamo sulla pagina Facebook, non vi preoccupate, è tutto lì, e soprattutto su YouTube andate a rivedere anche tutte le altre puntate, se vi è piaciuta questa vi piaceranno anche tutte le altre. Buonanotte. Ciao. Romania's Got Talent, Radio Icaro Rubicone, non starla ad ascoltare.